Iniziamo oggi dalla cucina del ristorante pizzeria Le Ginestre di Monforte, la nuova rubrica Le Tentazioni di Peperosa, con Francesco Cappa che ci insegnerà tutta una serie di piatti della cucina piemontese, in particolare della cucina della provincia di Cuneo. Praticamente con Francesco stiamo facendo quello che è un ritorno alle origini, un discorso di tradizione. Sostanzialmente mi sembra che tu stia tagliando le verdure come faceva la nonna, nelle cascine delle langhe piuttosto che in pianura. A mano. A mano. A mano, con quei peli che tagliano parecchio. Sì, allora, io mi sono prefisso un obiettivo. In questo momento tutti in cucina cercano di fare cose fuori dal normale, cose particolari, stranissime, mischiare delle cose senza senso. Io invece vorrei tornare un attimo indietro, vado a prendere le ricette della nonna, poi ovviamente essendo io non troppo bravo a stare nei canoni, qualche cosa lo modifico sempre, me lo faccio, ma perché mi piace, però essenzialmente tornare ai gusti originali. Allora, la giardiniera, nonostante ci siano, come sempre, tu vai in internet, puoi trovare tutte le ricette della giardiniera che vuoi e tutto quanto. Qui stiamo parlando della giardiniera cuneese, quindi di una versione della giardiniera in ambito piemontese legata a quelle che sono le tradizioni della provincia, esatto, di Cuneo. Soprattutto cercare di mantenere i gusti come erano una volta. Io vado proprio da mia mamma tante volte e dico: mamma, come fai sta roba? E mi dice: ma questa roba qua la nonna ha sempre fatto così. E praticamente come la faceva la giardiniera? Con che ingredienti? Allora, io, a me non piace, e di solito purtroppo è un difetto, ma cerco di mantenerlo, cerco di fare le cose essenzialmente che piacciono a me, perché il frigo parte e fa rumore, perdonatemi. Vai. Questa è anche la realtà. Stavi dicendo che sostanzialmente fai le cose come faceva tua nonna e chiedi a tua mamma come queste cose venivano fatte, quindi parliamo di ingredienti della giardiniera, allora, tradizionale. Gli ingredienti, io uso molto poco aceto perché a me non piace la roba acetosa, metto pomodori, potrebbe... Devo dire neanche a me, peraltro, ecco. Quindi poi te la faccio assaggiare. Uso il pomodoro, uso dei peperoni gialli e rossi, giusto per dare il colore, perché il gusto poi non è che vari più di tanto. Delle carote, metteremo del sedano, mettiamo del cavolfiore e basta. Vedo dell'aglio dopo, anche sul tavolo. L'aglio, dopo ti faccio assaggiare altra roba con l'aglio. Okay. Una domanda estemporanea, da persona inesperta della cucina. E lì macera. Io direi, è una cosa estremamente semplice da preparare, quindi partirei a fartela vedere, perché una caratteristica della cucina dei nostri è sempre stata quella di fare cose semplici, anche perché solitamente, specialmente in campagna, mancavano i soldini e tutto quanto, quindi cercavi di utilizzare tutto quello che vuoi. Tutto quello ovviamente, che era rotto, dopo aggiungiamo, dopo aggiungeremo anche il tonno, ma dopo, alla fine. Arrivava dalla campagna, ma che dopo aggiungeremo. Ok, adesso se vediamo di non staccarci un dito. L'esperienza dello chef. Non c'è. Facciamo tutto in porzioni molto ridotte, perché ovviamente noi qua siamo per far vedere come cucinare la roba. Poi, allora, ovviamente questi sono prodotti che hanno cotture totalmente diverse, quindi adesso noi cominciamo ad andare a far cuocere la roba, però in base chiaramente a casa non tutti hanno una cucina industriale come possiamo avere noi, Un po' d'olio, quanto olio? Ma le cucchiaie, niente di più. Ecco, a livello di quantitativi di verdure, tanto per dare un parametro... Allora, se tu vuoi prepararne un po' per poi fare le burnie come facciamo noi a robe varie, per dire, con un chilo di passato di pomodoro tu vai poi a mettere 400 grammi di peperone rosso, 400 giallo,
sedano ne metti un po' di meno, perché è quello che sennò è un po' più forte, cavolfiori anche lì 400 grammi, ti tieni più o meno su queste cifre qua. Poi le cipolline, il tonno, il sale, lo zucchero, questi li metti in base a gusto tuo. Gusto personale. Gusto tuo. Quanto basta, come dicono normalmente? Io ad esempio non sono, come ti ho detto prima, non riesco a fare la ricetta, a seguire la ricetta così. Come dicono, devi mettere questo, quello e quell'altro. No, io ci voglio mettere un pezzo di mio. Ma è giusto che sia così. Allora, adesso noi cominciamo a far andare qualche minuto questo con un goccio d'olio. Io ho la passata di mamma. Quindi mettiamo, se vuoi venire a vedere, puoi venire a vedere, in caso. Allora, come detto, mettiamo per prima la carota, perché è quella che ci mette un po' di più a cuocere. Poi andiamo a prepararci un po' di sedano che io avevo già pulito e lavato in precedenza. Allora, ecco qua, poi abbiamo il sedano, che è l'altro elemento che ci mette un pelino di più a cuocere. Ecco, soltanto per sapere che tipo di gas, che di forza del gas abbiamo sempre detto. Queste cose qua sempre molto basso. Okay. Anzi, adesso sta già friggendo, cosa che non dovrebbe. Poi. Quindi questo metti, tipo soffritto in sostanza. No, non dovrebbe, non, non dovrebbe. Infatti sta incominciando a friggere, io lo fermo subito. Con un po' di pomodoro. E adesso mettiamo un po' d'aceto. Aceto bianco. Aceto di vino, possiamo anche utilizzare aceto di mele. Per aceto dire. Di vino, io in questo caso sto usando l'aceto di mele perché è un pelino più dolce. Morbido. Sì. È comunque carina la cosa che una persona che è esperta come me di cucina si è finita nella cucina di un ristorante per capire come viene fatta la giardiniera che poi mangio. Sì. Assolutamente. Se ho capito bene, tu sei una persona inesperta dentro la cucina, ma fuori la cucina. Ah beh, come movimento di mandibole secondo nessuno. Oddio. E adesso vi lasciamo andare un attimino così. Quanto tempo deve cuocere il composto? Ma guarda, secondo me in una mezz'oretta fai tutto. Okay. Poi dipende sempre da come lo tagli, più fine, più sottile o meno sottile. Quindi adesso abbiamo tempo a lasciarlo cuocere con calma. Adesso lo lascio. Sono passati circa 8 minuti e la preparazione sta andando avanti. Adesso cosa fai, Francesco? Allora, adesso mettiamo i cavolfiori che abbiamo aspettato un po' a mettere perché sennò si spaccano e si hanno una cottura più lenta, ma più che altro si spappolano, diventano bruttini. Come vedi, cerchiamo di farlo andare piano piano. Adesso continuiamo a lasciarlo lì tranquillo. E cos'altro dobbiamo mettere? Adesso andiamo poi a mettere i fagiolini e le cipolline che già abbiamo lavato e preparato. Preparato qui in precedenza. E di noi mescoliamo. Mi parlavi prima di zucchero. Ovvio, perché lo zucchero toglie l'acidità che lascerebbe invece il pomodoro. Capito. Quindi mettiamo, normalmente si parlerebbe di un bicchiere di zucchero all'incirca. Sì. In questo momento noi mettiamo un cucchiaio per quanto. Quindi diciamo che sostanzialmente per un chilo di pomodoro Un bicchiere normale di zucchero. Poi a seconda quelle che sono I gusti. Anche lì mettiamo il sale, anche lì un bel cucchiaio di sale e giriamo. Vedi che sta incominciando a prendere forma. E adesso lo lasciamo andare avanti così ancora per un bel 20 minuti. Quindi sostanzialmente l'intera preparazione dura, diciamo, da mezz'oretta, tutte queste belle cose. Sì, poi aggiunge ancora un goccino d'aceto, un po' d'acqua, dipende dai gusti che dai quei gusti. Allora, aspettiamo tranquillamente questi 20 minuti e tanto prendiamo un caffè. Ok. Allora, adesso sono passati 20 minuti,
mettiamo l'ultimo tocco, che è un po' di buon tonno, che è il tocco del maestro, diciamo che è il tocco finale, perché oltre quello non può cuocere. Mettiamo il tonno lì, diamo una bella mescolata. Quanto deve cuocere il tonno? Il tonno 5 minuti, non di più. Come vedete la verdura si è già colorata. E adesso direi che lo lasciamo stare lì 5 minuti, poi facciamo assaggiare Ezio se è andato bene il nostro esperimento. Beh, esperimento. Vediamo se sono in grado di poterlo valutare, voglio dire. Praticamente sono passati questi 30 minuti o il tempo 30-35 minuti. Cosa facciamo adesso? Adesso è meglio che corro, che lo vado a togliere, perché così dovrebbe essere pronto. Adesso lo impiattiamo e lo assaggiamo, perché io sono venuto qui per assaggiare. Ah, ecco, complimenti. Se non è troppo caldo. Poco interessato. In effetti questa cosa qua sarebbe più buona da mangiare fredda o tiepida, perché veniva servito come antipasto. Ma no, non preoccuparti che lo assaggio sia calda tiepido, che successivamente più fresco. Bene. Posso assaggiare? Se vuoi, se ti fidi. Beh, direi proprio di sì. Ma prendiamo un po' di cose qui, perché insomma, eccoci qua. Eccoci qua. Va benito. Calda. Buonissimo, eccezionale. E dopo questo primo esperimento alla cavia cosa fai assaggiare? Adesso vediamo, dai. Vediamo cosa abbiamo nel frigo.